Prova, 1, 2, 3, prova. Ok, sono pronto con l'importazione dei 145.000 articoli. Qua vedremo un attimo il progresso. Vai, ci sono. Lente di ingrandimento attivata. Uno, due, tre. Go. Sicuramente l'importazione sarà veramente lunga. No, per niente proprio. Si è bloccata subito. Andiamo a vedere cosa è successo. Dovrebbe essere qua, su di uno, opere chapes, team, sì, sicuramente se è maggiore di 0, sì, io. Capito. Togliamo questo perché non parte mai, non c'è leggero. Ok, adesso funziona. Vai, aggiorna. Sembra proprio che è partito. Vediamo a quanto arriva. Ok, già 26. Tutto procede bene. Descrizione, ingredienti, custom field. E siamo già a 125. Metto un po' in pausa, riprendiamo verso i 1000. Pausa. Ragazzi, qui la vedo lunga. Sono passati 5 minuti e siamo a 1200. Ci vediamo tra un po'. Ci risiamo. Sono passato da importazione del file JSON in Postgre con tutti i 145.000 contenuti. Adesso passo con questo file di importazione, con questo script di importazione che mi permette di aggiungerli un po' alla volta, perché prima a 2500 si era bloccato. Ok, sì, niente ingrandimento. Ok. Come potete vedere, mi sto inserendo 10 alla volta. Adesso ad esempio proverò ad inserirne 100 alla volta. Limit 100. Allora,
metto un po' di più, però il risultato dovrebbe essere simile. Interrompo un po' e ci vediamo dopo. Anche se mi piacerebbe inserirne mille. E vabbè. A dopo. Ok. Test su 1000 il primo andato. Ok, tutti. Se sono 1682. E eseguiamo un altro 1000 con il test del cronometro. Prendo, avvio. F5, partito. Adesso ogni minuto vediamo cosa succede. Tanto mi piace il grafico. Sì, intanto vi spiego che ho inserito un controllo che i post che legge prima li inserisce in WordPress e poi prende l'ID di WordPress e lo scrive nel database e scrive un 1 in una colonna upload. Questo è un minuto, adesso interrompo. Due minuti. Possiamo anche vedere era 1682 in 2 minuti. 1600 e 2002 sono 700, quindi ci sta mettendo, cioè adesso dovrebbe aver finito. Trecento. Ci dovremmo essere. A 3 minuti 18. Ok, 4 minuti. Ok, minuti per inserirne 1000. Perciò per inserirne 145.000, perciò 145 per 4 diviso
60 ci mette sì, 2 ore e mezza. Vi aggiornerò dopo verso la fine. Anzi, sì, ci sarà un aggiornamento ai 10.000, perché sorpassato i 10.000 potrebbero esserci dei problemi, vediamo se li sorpasso tranquillamente. Il giorno dopo ci sta mettendo tanto, ma siamo riusciti ad aggiungere 102.000 record, ne mancano ancora 42.000. Alla prossima, alla fine, finirà prima o poi. Eccoci, finalmente finito. Scusate, contenuti rimanenti 0, contenuti totali inseriti 1.145.159. Sono stati inseriti tutti, adesso interrompiamo l'aggiornamento automatico. Ctrl S, ok. Ok, si è fermato. Perfetto. Vediamo un po' cosa è successo. Up. Ok. Sì, sempre. Articoli. 100, tutti 145.000. Questi articoli, ad esempio questo, c'è il suo titolo, la sua descrizione, le informazioni, un'altra descrizione, l'immagine e altre informazioni necessarie. Quindi ho preso tutto, sono stati messi tutti nella categoria cibo, perfetto, visualizza articolo, ok, piace tantissimo. Vediamo cosa è successo invece al database. Server, MySQL Database Server, questi sono gli altri server che ho in locale, OpenRecipes, qua me la dimentico sempre, ma tanto ho il mio database che mi permette di ricordarmi tutto. Scriviamo, dovrebbe essere MySQL. Ok, esattamente questo. Perfetto, sono 290 mega. Per un server Aruba sono veramente tanti, però cioè per un database di Aruba, perché ti dà la limitazione a 100 mega. Ora per un database in locale avere 290 mega,
racchiuse 145.000 ricette che si possono aggiungere tutte le informazioni che si vogliono. Secondo me è un bel sistema. Beh, con questo comunque è tutto. Ci saranno altre spiegazioni, altre presentazioni di metodi che utilizzo e vi aspetto alla prossima. Ciao!